Rieccoci ancora insieme. Bene, come già detto prima, telefonate numerosi. Il numero che vedete in sovraimpressione è quello utile per poter chiamarci e quindi fare il consulto in diretta oppure chiamare gli esperti di vita interiore che voi non vedete perché sono dietro le quinte, ma ci sono, stanno lavorando per voi. E naturalmente esporre quelli che sono i vostri problemi, le vostre défaillance, le vostre difficoltà. Ecco, mi raccomando, non prendete sotto gamba questi suggerimenti perché poi è tutto a discapito vostro. Mentre se voi vi fate un consulto e naturalmente avendo ovviamente un problema, ma poi chi non ne ha al giorno d'oggi, naturalmente queste meravigliose materie rispondono egregiamente e quindi ci dicono esattamente come fare per ovviare all'inconveniente, quale strada intraprendere per poter in qualche modo risolvere le questioni. Ovviamente dobbiamo tenere in larga considerazione anche il vostro modo di essere, perché se una persona è timida, non è sfacciata per prendere in mano delle situazioni un po' timorose e quant'altro, bisogna trovare insieme un escamotage per poter far sì che una situazione avvenga così come voi desiderate, con le modalità a voi più consone, giusto? Altrimenti vi si dice devi andare lì, fai questo e questo e tutto si risolve, ma se non siete di questa portata, col cavolo che risolverete i vostri problemi. Quindi c'è bisogno insieme a voi di verificare in che anno vi trovate, in che condizione siete, qual è il vostro carattere, quali sono le situazioni che avete intorno, quali sono le persone con le quali avete a che fare, che tipo di personalità hanno, che tipo di carattere hanno. Dopodiché il quadro è bello, chiaro, limpido e si può arrivare appunto a come dire, decidere un qualche cosa, il come fare per, come diceva Osho, come fare per uscire da determinate situazioni. Quindi mi raccomando. Poi, ultima cosa da ribadirvi è quello di diventare associati, perché solo così con l'associazione voi avete la possibilità di ridurre il tempo. Di non trovare le linee intasate, di parlare con l'esperto di vita interiore a voi più consono, magari con la quale avevate già iniziato un discorso, avevate già iniziato a rivelare delle cose che magari si stanno anche verificando e quindi volete verificare il prosieguo di una certa situazione, ecco, e quindi potete utilizzare il tempo che voi volete anche per più telefonate. Quindi, detto questo, vi ribadisco che noi da oggi siamo presenti sul canale 288 del Digitale Terrestre, tutti i giovedì dalle ore 11 alle ore 13, mi raccomando, come in questo momento. Pronto? Con chi parlo? Pronto? Ciao, ciao Daisy. Sì? Ciao Daisy. Sì, ciao, chi Volevo. sei? Sì, ti ho telefonato perché volevo sapere di mio figlio che adesso qualche mese poi dopo non ha più il lavoro, se magari lo troverà in fretta Ho oppure. capito, tu sei Carla se non Sì, sbaglio, vero? sì. Ok, allora Carla, ben arrivata in linea. Dunque, mi daresti gentilmente la data di tuo figlio, tesoro? 14/10/60. Allora, 14, 10, 60. 60, Sì. 14, 10, 60. Quindi lui ha un lavoro che però a breve terminerà, ho capito giusto? Sì. E quindi vuoi vedere come è messo. Speriamo che trovi subito. Andiamo a vedere, anche perché devo dire che tuo figlio, già vedere i pianeti che ha nella data di nascita, è un tipo alquanto adattabile, molto adattabile. Dunque, Gioia, dove taglia il mazzetto? Basso, centro o alto? Alto. E quindi ha in animo comunque di volercela fare, anche se viene fuori da un momento negativo, verrà fuori da un momento negativo di blocco. Il blocco è anche economico, va bene? Sì.
Allora, a questo punto, Gioia, andiamo a formare tre mazzetti, uno, due o tre. Quale vuoi che ti legga, Carla? Il tre. Ok. Quindi, periodo negativo, però devo dire che le carte già mi segnalano che dietro alle sue iniziative, quindi il fatto di cercare in giro, perché il, diciamo che il bateleur o mago, che dir si voglia, nelle carte ha proprio significato di iniziative, di ricerca, di darsi da fare a cercare in giro. E la carta dell'innominato dice cambiamento, quindi il cambiamento è sicuramente dovuto al fatto che comunque lui si dia da fare e troverà sicuramente qualcosa. Questo è già l'inizio del percorso. Poi andiamo avanti, allarghiamo ancora altre carte e vediamo appunto questo ragazzo, ma è una cosa così all'improvviso? No, è che ha provato a rimanere 8 mesi senza lavoro, perché è artigiano, ma adesso vede che non vede davanti niente, ha paura. Ok, che magari stia tanti mesi senza fare, senza lavorare. Ho capito. Allora, dunque, dammi due numeri dall'1 al 22, Carla. Allora, 3, 7, 17. Ok, basta così. Ok, allora qui abbiamo dunque, cara Carla, tuo figlio si trova nel periodo dove cala il lavoro, ma non è, secondo me, anche se si tratta di un quinto settore, dove tutto potrebbe accadere improvvisamente, però le carte mi segnalano che al momento potrebbe comunque perdere questo lavoro, però non lo perde definitivamente, va bene? Perché comunque in un periodo magari più avanti, che potrebbe essere già dopo le vacanze, sicuramente qualcosa d'altro, o comunque già anche nello stesso posto dove sta lavorando, magari in questo momento è un momento negativo, ma più avanti ci potrebbe essere una apertura, un lavoro che ritorna, magari non per sempre, ma ancora per un periodo. Quindi proprio a terra non lo vedo. Inoltre, io vedo anche che, siccome lui è alla fine della fiera, gira che ti rigira, un altro posto lo trova, anche se poi dovrà darsi da fare di più, anche se lui magari sarà ancora più arrabbiato, perché magari, anzi togliamo il magari, sicuramente, come dire, dovrà lavorare 10 ore e prendere i soldi per 8 ore, no? Però il lavoro, le carte mi assicurano che lo trova, ok? Anzi, lo voglio fare in un altro modo, per darti la garanzia, va bene? Quindi non è ancora arrivato il periodo negativo, hai capito? Perché quel periodo là arriverà più avanti, quindi tra un anno e mezzo, due, capito? Il periodo in cui sarà un attimino più sprovvisto di lavoro, capisci? Quindi, allora, andiamo a vedere, facciamo così. Allora, adesso faccio tutto io, taglio, quindi lui, con la forza di volontà che non le deve abbandonare nella ricerca, un po' di nervosismo, perché giustamente è naturale che venga dopo che uno si ritrova in queste condizioni, tra l'altro con i tempi che corrono, no? Quindi diciamo che qui, come dire, assolutamente ti garantisco che le carte parlano di una qualche cosa che arriva all'improvviso e che gli porta a un'apertura. Quindi, come già detto, sicuramente il lavoro lo trova e tra l'altro devo anche aggiungere che
questa situazione all'improvviso che gli verrà fuori, spunterà fuori, come da un cappello magico, ma comunque spunterà fuori un'opportunità lavorativa che finalmente gli si apre l'orizzonte, va bene? E naturalmente è come se finalmente un po' di nuvoloni se ne fossero andati, perché la carta dell'imperatore dice che questo lavoro, anche se inizialmente potrebbe essere un lavoro a tempo, magari che c'è un periodo sì, un periodo no, però le carte mi parlano di un lavoro continuativo che a lui piace pure. Quindi vuol dire che magari trova questo lavoro per 3, 4 mesi, 5 mesi lavora, poi magari 2 o 3 mesi non ce n'è di lavoro, ma poi riprende. Sì, sì, ha paura perché ha provato una volta a stare fermo 8 mesi, invece dopo col tran tran, adesso ho un po' paura. No, no, io ti dico rassicurati. Perché naturalmente questo ragazzo qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, io ti dico che comunque lui arriverà con questo lavoro di periodi in periodi, praticamente arriverà fino al momento, vediamo un po' che momento è, il momento della pensione. Quindi è un lavoro che dura a lungo, è un lavoro per il quale sarà costretto a sacrificarsi e secondo me è un lavoro che gli porterà soldi, gli porterà benessere e comunque nonostante, anche se vogliamo dargli il significato di qualche ogni tanto, cioè il blocco, quindi magari un periodo di minore lavoro, però il lavoro va avanti, sempre in quel settore, sempre presso quell'azienda che gli darà lavoro, sì, hai capito Gioia? Bene, quindi io non vedo una, come dire, no, non c'è motivo, certo siamo tutti tanto, ovviamente un po' preoccupati quando ci troviamo in prossimità di questi cambiamenti, quindi è naturale, no? Ok, però devo dire che le carte e anche l'astrologia mi rispondono che in linea di massima, siccome tuo figlio, essendo per natura una persona molto adattabile, che si impegna poi a fare qualsiasi lavoro gli diano da fare, lo sai che tuo figlio è così, no? Sì, sì, sì. Praticamente il lavoro lo trova e poi è anche molto portato al sacrificio, a sacrificarsi più del dovuto, no? Quindi il lavoro lo trova. Il lavoro non gli mancherà mai, speriamo. Anche nonostante qualche breve periodo, questo è il, come dire, il responso. Quindi Carla, a dire il vero, praticamente magari queste verità che sono venute a galla, che comunque gli pronosticano un cambiamento, ma non è un cambiamento così negativo, capisci? Cioè di non essere, di non aspettare tanti mesi che ha provato. Sì, diciamo che lui continua ad andare avanti, che comunque bene o male è ovvio che si deve dare da fare anche lui, non è che scende dal cammino una situazione da sola, non è che viene la situazione, viene a bussare la porta, apriamo ed è il lavoro che ci viene a trovare a casa. Siamo sempre noi quelli che ci dobbiamo dar da fare per la ricerca, giustamente, no? Quindi, essendo una ricerca improntata sulla riuscita, è ovvio e implicito che io mi sento di rassicurarti, perché tuo figlio non è stupido, tuo figlio è una persona che ci sa fare, tuo figlio è una persona che si è abituata a tirarsi sulle maniche, va bene? Anche se il lavoro non gli dovesse piacere, ipotesi, ma lui pur di lavorare praticamente si adatta. Sì, sì, si adatta. Lo sai che è così, no? Sì. Quindi tranquilla Carla, tranquilla, tranquilla, tranquilla. Mi hai tranquillizzato un po'. Ok? Grazie, raccomando, sì, quando lo senti o quando vi vedete, tranquillizzalo, perché sicuramente l'unica cosa, incitalo a trovare lavoro, nonostante il periodo negativo, perché se può essere un periodo negativo per alcuni, ma per altri, insomma, mangiavano pure ai tempi di guerra, le persone, c'erano i ricchi pure al tempo di guerra,
quindi non è che tutti morivano di fame. Così in ogni altro periodo c'è che se il periodo astrologico di una persona è negativo, anche se va a bussare mille porte, non trova niente. Se il periodo di un'altra persona è favorevole, basta che va a bussare a una porta, trova subito. Quindi siccome tuo figlio non si trova ancora nel periodo negativo, negativo negativo non si trova ancora, nonostante ci sono queste premesse, va bene? Il secondo la mia esperienza, secondo queste materie, tuo figlio un altro lavoro o una continuità presso, nonostante che abbiano detto così, anche in questa ditta l'avrà, ok? Riferisci questo. Grazie, ti ringrazio. Un bacione grande, grande, gioia mia, ciao. A presto, grazie, e grazie. In bocca al lupo per tutto. Okay, ciao cara, ciao, tanti, ciao, ciao, ciao. Bene, cari amici, naturalmente come avete potuto sentire, queste splendide materie ci danno sempre la visuale del come proseguirà. Di cosa possiamo fare noi per ottenere qualcosa di positivo naturalmente per noi. Quindi mi raccomando, non demordete, non andate a cercare delle situazioni che non esistono, cercate di essere un pochino meno pessimisti, cercate di mettercela tutta, nonostante il periodo in qualche momento può sembrare, come dire, nero, c'è un cielo nero che non promette nulla di buono, ma spesso e volentieri magari interviene il vento che spinge questi nuvoloni, di conseguenza non piove più, anche se si era annunciato un temporale della Madonna, va bene? Quindi al pari del tempo anche le nostre situazioni possono sicuramente cambiare laddove al momento ci può sembrare che non ci sono le condizioni per, ma le condizioni per arrivano anche dopo un po' di tempo, quindi non demordete, non abbiate questi timori, quindi siate sempre sereni, sereni ovviamente sempre coadiuvato da un pensiero che vuole riuscire in qualcosa, ma datevi anche da fare giustamente, no? Naturalmente poi, come ci suggerisce la fisica quantistica, che è quella di avere sempre ben presente il nostro obiettivo, di voler raggiungere qualche cosa di importante, no? Ora, è chiaro che non dobbiamo star lì con l'orologio a dire ecco, mi avevano promesso che mi davano il lavoro, che ne so, fra una settimana, ecco, non è arrivato e quindi do tutto per scontato che non arriverà più, e quindi vi crogiolate nel pessimismo, vi crogiolate anche nella pseudodepressione, no? Perché è normale che uno va ad abbattersi, no? Però siccome la fisica quantistica ci insegna che se ci diamo da fare e comunque se abbiamo sempre il pensiero positivo, al di là degli avvenimenti, noi dobbiamo sempre avere questo pensiero positivo e pensare una cosa semplicissima, no? Come dire, io penso, spero di riuscire ad ottenere quello che ho in animo. Poi, ovviamente, io ce la metto tutta, mi do da fare, faccio delle ricerche e quant'altro, mi impegno. Dopodiché, naturalmente, la cosa non me la devo aspettare per domani mattina. Quando arriva, arriva e ben venga. Però, se alla fine si arriva, bene, se non arriva non mi posso certo ammazzare, no? E quindi, naturalmente, vado a pensare che se arriva bene, se no chi se ne frega, nel senso, troverò un'altra soluzione, no? Qualsiasi sia il problema, va bene? Ora, se noi pensiamo così, provare per credere, studiate un po' di fisica quantistica e vedrete che è esattamente così, praticamente voi vedrete che nel momento che noi andiamo a pensare così, quando meno ce l'aspettiamo, arrivano di ritorno delle cose che alle quali noi non avremmo mai neanche lontanamente, non ci saremmo mai neanche lontanamente augurati. Arriva di più di quello che speravamo. E quindi alla fine della fiera non vale forse la pena
utilizzare questo suggerimento della fisica quantistica? Il pensiero crea, il pensiero produce, il pensiero fa. Se voi continuate a pensare, ah, cado, cado, vedrai che cado, oh, ma credetemi, immediatamente, quando meno ve l'aspettate, siete lì che scivolate. Perché lo state pensando? Perché ve lo state procurando? Siete voi a far accadere le cose. Allora, piuttosto che far accadere le cose negative, io penso positivo e vedo in modo diverso e quindi cerco di far accadere le cose positive. Bene, detto questo, naturalmente, cari amici, invitandovi a voler ancora entrare in diretta e quindi farci le vostre domande, farmi le vostre domande, sappiate poi che vi vado a ribadire ancora un'altra cosa. Da oggi, dalle ore 11, come sempre, tutti i giovedì dalle ore 11 alle ore 13, come già sapete, noi siamo in diretta, ma da oggi siamo sul canale 288 del Digitale Terrestre e tutte le sere sul canale 97, come prima, quello non è ancora cambiato. Naturalmente ci ritrovate appunto sempre sul canale 97, sempre del Digitale Terrestre, come tutte le sere, naturalmente, tutte le sere di tutto l'anno, feste, sabato, domenica, festività, Natale, Pasqua, Capodanno e quant'altro, tutte le feste comandate, ecco, noi siamo sempre presenti, quindi mi raccomando, se proprio non lo volete risolvere il problema, ma essendo così, voglio dire, noi ci riteniamo degli angeli custodi messi a vostra disposizione, quindi vi prendiamo per mano e vi accompagniamo per la risoluzione o la soluzione, che dir si voglia, delle vostre defaillance, dei vostri problemi. Quindi, voglio dire, approfittate, gente, approfittate, quindi noi siamo qui per voi. E naturalmente poi voi spesso e volentieri mi dite, ma Desiree, parla di qualcosa d'altro, parla qualcosa d'altro, nel senso, ovviamente sempre riferite a queste materie, perché voi, molti di voi già masticano queste materie, è un piacere, spesso e volentieri è un piacere parlare con coloro che già si intendono un pochino dei segni zodiacali, dei pianeti, dell'astrologia, della biocompatibilità e di quant'altro, è un piacere perché si parla la stessa lingua, anzi siete volenterosi e vogliosi di approfondire ancora la vostra conoscenza. Io ogni tanto, quando ho tempo, naturalmente mi dilungo, mi diverto e mi piace proprio parlarvi di queste splendide materie. E quindi, naturalmente, suggerite da voi, ogni tanto cambio argomento, ma alla fine della fiera naturalmente vi accontento. Ecco, oggi andiamo a parlare, magari, se vogliamo, dei segni zodiacali. Andiamo a parlare, magari, ecco perché io poi mi scrivo le cose, ecco, andiamo poi a parlare, parliamo del leone, vabbè, parliamo del leone oggi. Quindi, cosa abbiamo? Io poi allargo le carte in modo tale che posso avere anche una, se magari così non ho qualche argomentazione più a portata di parola, naturalmente le carte me lo suggeriscono. Quindi è il secondo elemento di fuoco, la stagione corrispondente è l'estate, ok? E come spazio zodiacale va da 120 a 150 gradi. Purtroppo non posso andare avanti perché mi stanno segnalando che in meno di 2 minuti noi andiamo in pubblicità, quindi magari riprendiamo subito dopo se non vi affrettate appunto a telefonare, come io mi aspetto che voi fate, digitando il numero che vedete in sovraimpressione. Quindi la pianto lì per il momento, perché proprio non c'è più tempo, se no poi ci chiudono, ci tagliano e questo è poco carino. Però vi voglio rammentare, come già detto, che siamo in diretta sul canale 288 del Digitale Terrestre, quindi divulgate questo a tutti i vostri conoscenti. Abbiamo ancora un'altra mezz'ora da stare insieme
E naturalmente, dato che in meno di un minuto si va in pubblicità, quindi vi voglio ribadire, non cambiate canale, restate ancora qui con noi e preparatevi quella che è la domandina che andrete a fare poi alla vostra Desirée. Mi raccomando, non perdete le speranze, perché se voi avete voglia di farcela e vi mettete in testa che ci potete riuscire, e sicuramente ci potete riuscire, la cosa, seguendo i nostri consigli, diventa molto più facile. A dopo.